Matteo Ciofani, alla vigilia di questa gara molto delicata sulla carta, molto importante. Tra l'altro, Matteo, il Crotone evoca bei ricordi per quanto ti riguarda, l'esordio in B nel 2007, anche se all'Adriatico Giovanni Cornacchia, con la maglia del Pescara, allenatore Vivarini. Sì, diciamo che Crotone è una formazione un po' ricorrente nella nostra famiglia, anche mio fratello esordì con il Crotone, io ho esordito con il Crotone. E ricordo quella partita, erano 12 anni fa se non sbaglio, proprio con la maglia del Pescara. Daniel esordì anche in quella circostanza o nel girone di andata, oppure qualche anno prima? No, probabilmente qualche anno prima, sì. Quindi 2004-2005 con Simonelli forse? Sì. Ormai ci stiamo invecchiando tutti, seguendo il Pescara, no, scherziamo naturalmente. Vigilia, dicevamo, di una gara molto importante, il Crotone sembra in ripresa, ma sembra essere in ripresa anche il Pescara. Sì, diciamo che il Crotone per caso si trova lì, nessuno pensava che potesse essere risucchiato nelle zone basse della classifica, però viene da una retrocessione e la retrocessione fa sempre brutti scherzi. Anche noi siamo in ripresa, abbiamo fatto una buona prestazione a Foggia, soprattutto sotto l'aspetto dell'atteggiamento, che era quello che era venuto forse un po' meno. Diciamo che il peggio, tra virgolette, sembra essere passato. Beh, lo speriamo tutti, vogliamo dare continuità appunto alla partita di Foggia, anche perché manca la vittoria. Ti faccio l'ultima perché è arrivato Pillon, non è tornato tuo fratello, quindi qualche rimpianto anche da parte tua? No, in fondo ci avevo un po' sperato, però sapevo che la situazione era delicata, però sono contento per lui, anche perché è un elemento troppo fondamentale per il Frosinone.